mio fratello non è carne da macello, è un malato psichico e ha tutti i diritti di essere tenuto per bene, che non ci venga a dire che non fa parte del dipartimento. Di che cosa fa parte mio fratello? A cosa appartiene mio fratello? Al nulla. Delusione, ma soprattutto tanta rabbia per i familiari dei pazienti delle strutture psichiatriche che hanno occupato insieme ad una rappresentanza dei lavoratori la sede dell'ASP di Reggio Calabria. Da dicembre 150 operatori non vengono retribuiti e se le strutture non verranno accreditate dalla regione rischiano di finire in mezzo ad una strada, così come i 200 degenti, tutti gravemente malati. Che si mettono una mano sopra la coscienza, perché ora siamo stanchi ed è vergognoso tutto questo. Il Dipartimento della Salute regionale non intende regolarizzare la situazione delle strutture e si trincera dietro l'inchiesta della Procura Regina, sostenendo che i pagamenti delle prestazioni sono ritenuti illegali. Perché paghiamo bei soldi, 664 euro ogni mese. Ogni primo del mese io vado a fare il bonifico e pretendo che mio fratello abbia tutti i suoi diritti regolari, perché paga per avere questi diritti, non è che lì in forma gratuita. L'ente di Via Diana però, dopo aver ascoltato le istanze dei familiari e dei lavoratori, ha ammesso le proprie colpe e si è impegnata pubblicamente. Riteniamo che questo problema sia prioritario e per quanto riguarda l'azienda e va subito risolto dopo anni molto probabilmente di disattenzione, quindi siamo arrivati alla volta giusta. Sicuramente in mezzo a una strada non finiranno, sono le persone più fragili e più deboli di tutta l'azienda, abbiamo il dovere morale, etico di stargli vicino e accanto. Angela Panzera per la CNews 24.